Un saluto dalla redazione di Teleborsa. Siamo in collegamento da Milano con il nostro direttore Fabio Michettoni. Buongiorno Fabio. Buongiorno a tutti voi. Oggi parliamo della nuova imposta, la TASI, che dal prossimo anno finanzierà i cosiddetti servizi indivisibili erogati dai singoli comuni. Direttore, possiamo spiegare come sarà strutturata questa nuova tassa? Sì, diciamo subito che nella sua versione standard la TASI, che come è stato detto dal prossimo anno finanzierà i servizi indivisibili dei comuni, cioè come manutenzione delle strade o illuminazione pubblica, vale più dell'IMU sull'abitazione principale, che il faticoso dibattito politico a cui abbiamo assistito ha portato all'abolizione. Il nuovo tributo, con l'aliquota dell'1 per 1000, porterà nelle casse comunali 3 miliardi e 760 milioni di euro circa, invece dei 3 miliardi e 300 milioni garantiti dalla vecchia IMU sull'abitazione principale con l'aliquota al 4%. Detto questo, aggiungiamo che la TASI sarà calcolata sul valore catastale o scelta dei comuni sui metri quadrati e sarà quasi totalmente a carico dei proprietari. Solo una piccola parte, diciamo tra il 10 e il 25%, sarà a carico degli inquilini. Si pagherà l'1 per 1000 sulla rendita catastale rivalutata al 65% o un euro a metro quadrato, quindi i conti sono presto fatti. La TASI sarà ridotta per le utenze domestiche che fanno raccolta differenziata. Questo è un vantaggio per chi già, per i comuni che già l'hanno organizzato, uno svantaggio per chi non ce l'hanno, diciamo, organizzata, e diventerà più piccola nel caso in cui i servizi di raccolta di rifiuti non sia svolto o sia interrotto per motivi sindacali. In questo caso sarà dovuto solamente il 20%. I comuni poi fisseranno le tariffe ridotte anche per i single, questa è una sfumatura, per chi vive oltre 6 mesi in un'altra abitazione e per i fabbricati rurali ad uso abitativo. Si pagherà probabilmente, ma questo è un dato quasi certo ormai, in 4 rate, il 16 di gennaio, di aprile, settembre e dicembre, e in un'unica soluzione il 16 di giugno dell'anno di riferimento. Una cosa da valutare in ultimo, comune per comune, è che questi potranno aumentarla a propria discrezione. Questo, per cui le casse dei comuni sono pressoché vuote e si prefigura un'attivazione anche di questo aumento, si prevede che ne farà aumentare il gettito. Insomma, unitamente alla TARES, che è l'altra tassa che copre il finanziamento per la raccolta dei rifiuti, si prevede un bel salasso. Grazie direttore, arrivederci a tutti.